Attacchiamoci qua! Ma perché io conosco il primo? Falli i movimenti, giù, subito da dentro. Guarda, scusate. Torniamo! Eccoli! Bello, Device! Dodo!
Fermatelo! Falla ritorno, vai! Falla ritorno! Vai, Max! Quanti devi, vai! Svegliami a dietro, svegliami! No, 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 guarda, bravo! Bravo! Andrea rimane, Andrea rimane in gara! No, vai, vici! Dai, Diego, vai, Diego, vince! Vai, vale! Non mi scherzi, te! Ma... Sei già! A destra, che corri? Sto andando, vieni! Copri già! Buonasera a tutti, prima di procedere alla premiazione volevo ancora una volta ringraziare tutti quanti voi per la partecipazione e soprattutto ringraziare questo ragazzo che vi sta a fianco con i suoi familiari, perché veramente hanno mostrato di tenere a questo evento come un momento di ricongiungimento, se è possibile attraverso le emozioni della terra con il cielo. Non credo di esagerare dicendo queste cose, perché veramente le modalità con cui sono state condotte con cui è stata condotta l'organizzazione, la passione nel seguire gli incontri, la partecipazione di tutti i parenti, è veramente ogni anno sempre più entusiasmante ed è un esempio per noi veramente, veramente emozionante. Aggiungere altre parole significherebbe sminuire questo senso della famiglia e di appartenenza così, così forte che penso tutti voi abbiate avuto possibilità di toccare con mano in questi giorni. Va bene, detto questo procediamo alla premiazione. Squadra, cominciamo dalla quarta classificata. Cominciamo dalla quarta. Quarta classificata. Coco Bongo. Quest'anno io darei un premio speciale per la scelta dei nomi. Noi pure ci stiamo. Dagli uno. Che mi hanno detto per prima, ma hanno detto a mio. No, non lo so se era già un accordo stabilito, ma io veramente per no, la prima cosa che ho detto, la fantasia che hanno mostrato questi ragazzi, uomini che siano nella scelta dei nomi. Comunque, quarta classificata è Coco Bongo. Complimenti ancora per non c'è un significato particolare. Una baglietta l'altra. Una foto, Simona, adesso. Premia Simona. Matteo. Portiere, è stato un cartellone che abbiamo esposto, abbiamo fatto uno stand. Io ma sono di giga. È rimasto il nome dello stand. Bellissimo, no, legare comunque una vicenda personale ad un evento sportivo è sempre un motivo in più per ricordare con lo sportivo Anatron. Premia Simona. E come mai questa sì e l'altra no? C'è un perché? Noi siamo offesi. Ah scusa, vabbè, se comunque è ci siamo fatia, perché non premia la famiglia di Antonio. Simone è stata mia allieva da quando era piccola, è stata storiana, non nel calcio ma nell'atletica e in generale c'è un legame storico. Io ero il più piccolo al matrimonio di Antonio e di Giovanni, quando si sono sposati. C'è tutta una storia dietro. Sono gelosi, sono invidiosi.
Di un applauso, ragazzi. Seconda classificata è la squadra della Ferrovia. Vai Marinaro! Vincitrice del terzo Memorial di calcio a 5, Antonio Rubinacci, è la squadra denominata. Se era la prima, scusa. Galla tu sarai, cioè dovete scegliere il nome. Per chi lo leggeva diceva Galla io sarei. Premio a Flaviana e complimenti. Anche questo è un modo amichevole di giudicare. Deve essere questo. Allora, adesso ci sono dei riconoscimenti, anche dei riconoscimenti extra che vanno al capo cannoniere, che è il signor Piuele. Bravo! 15. Allora, poi c'è Andrea, quello che sono la parola. Andrea, se non dovuto andare perché non l'ho. Glielo dai tu? Lo ritirai da sé. Ok. Okay. La fotografia. Allora, un altro riconoscimento, sì. La famiglia Lupinacci ha inteso conferirlo all'atleta più giovane, che è risultato essere Andrea Bisignano. Non c'è. Momentaneamente assente perché a 16 anni doveva studiare. E quindi dopo le continue era al campo dalle classi circa. A chi lo diamo? Addirittura, dai! Non c'è nessuno, no? Te lo prendi tu o me lo prendo io? Poi glielo date. Se no ce lo prendiamo noi. Dai, che suo Dio, guaglione, se non c'è. Ma i capelli più grandi, che sono più giovani. Vai, ma quello con la camera più grande, niente. No, quello no, quello no. No, no, no. Altro riconoscimento all'atleta più anziano, al signor mitico, ormai signor Cesarino. Quindi per me il miglior portiere è la grande, grande Lario. Allora, il premio per il miglior portiere Matteo ritiene volerlo assegnare a Ilario Filicetti, premialo. Bravo! Grande Ilario! Grazie, grande! Siamo d'accordo! Comunque ha deciso insomma di venire stasera e tutte le altre sere. E ovviamente un ringraziamento anche al nostro, allo sponsor ufficiale Paletto e Palumbo, perché comunque c'è sempre insomma, è stato vicino a tutti gli anni, mi sembrava doveroso anche questo. E niente, io poi tra l'altro volevo anche scusarmi se c'è stato qualche insomma disguido tecnico organizzativo, perché
purtroppo giustamente mio fratello non ha avuto il mio appoggio, l'appoggio che gli poteva dare. Ma dipeso dalle squadre, non da noi. Se ci sono stati disquisiti, disquisiti dipeso dalle squadre, non dall'organizzazione. Colpa di Matteo, no, colpa mia, colpa mia. Si tratta di organizzare una cosa che ci vuole insomma parecchio impegno, non si può organizzare in poco tempo, bisogna insomma di tante mani e non soltanto di una, quindi insomma ci scusiamo per qualche disguido se c'è stato, speriamo insomma l'anno prossimo di insomma di riuscire ad organizzarlo meglio, di migliorare, sì, di migliorare insomma. Va bene, e niente, quindi rinnovo l'invito per l'anno prossimo. Voglio ringraziare la Panaro, in particolare Marcello, Giovanni, perché e Angela che sono stati presenti, sempre presenti. E voglio ringraziare lo sponsor perché in tempi diciamo, di crisi come quelli di oggi ha avuto il coraggio di impegnarsi economicamente. E il terzo memorial, io sono riuscita a viverlo in maniera più serena rispetto agli altri due. È un'altra manifestazione d'affetto diciamo dimostrata ad Antonio e alla famiglia e vi ringrazio tutti per questo, le squadre, insomma chi ha organizzato, ringrazio tutti. Che dire, l'avevo già detto l'anno scorso e lo ripeto, quest'anno abbiamo portato diciamo, il memorial nella settimana di San Francesco, questo mi ha fatto piacere e vorrei che prendesse sempre più piede. Non ne per smania o mania di protagonismo, di grandezza, ma proprio perché vorrei che questo memorial fungesse da ponte per diciamo, far arrivare al cuore dei ragazzi giovani l'amore per lo sport e il calcio come l'aveva conosciuto Antonio, diciamo, in periodi come questi che diciamo, i ragazzi sono distratti da tante cose che non sempre purtroppo sono positive. Quindi riportare, facesse proprio da ponte proprio nel far arrivare questo amore nel cuore dei ragazzi. E poi che dire, vorrei rivolgere un pensiero ad Antonio, se mi permettete. Caro Antonio, come un albero avevi messo radici profonde e dato buoni frutti. Ma quella sera il vento decise di soffiar più forte e portar la morte. Lei che con violenza ti ha afferrato, che vuoto nei nostri cuori ha lasciato, l'albero ha svaricato, ma i tuoi occhi brillano forte, la vista hai regalato a chi tanto aveva aspettato. Noi il cielo guarderemo e in mezzo a tante stelle ti cercheremo, dei ricordi più belli di te vivremo finché forse un giorno ci ritroveremo. Sarai sempre qui presente, oggi più di ieri nella nostra mente. Ora che da lassù senti il nostro pianto, non abbandonarci, restaci accanto. Marito e padre sempre caro, senza di te la vita avrà un sapore amaro. L'emozione ma è sempre forte perché comunque è emozionato sì, tutti quanti, è vero che diciamo cioè è strano come da un evento doloroso e triste come la morte si possono organizzare anche momenti di diciamo per stare insieme di vitalità, ecco, però restano sempre momenti diciamo toccati, ecco, sì. Per favore grazie a scrivere tutti. Perché no. Questa è una pergamena, fatta bene farla incominciare. Vabbè, l'appuntamento quindi ormai al prossimo anno. Sempre più ricchi, appunto, soprattutto del clima ormai domestico, perché dalle prime incidenze di Matteo, di Simone, di Evelina, di Giovanna e di tutti i familiari, adesso siamo arrivati veramente a una genera che non può che farci crescere, a noi veramente ci permetterà più di ogni anno. Grazie per trattarci come amici, grazie veramente, e l'anno prossimo.
piatto, diciamo, è un minimo. Che mamma tua padre, che noi proprio non ci mettiamo. Che mamma tua padre, non ci lo dobbiamo chiedere a Marcello. Grazie.